traditore! T'ammazzo la testa! Guarda, l'unica cosa che ti butto del porco? Il pane! Festival del cinema e della televisione di Benevento, Maccio Capatonda, che viene a presentare praticamente il tuo ultimo libro, la tua ultima fatica letteraria. Insomma, come è nata questa idea di, diciamo, di scrivere, appunto, passi dal palcoscenico alla scrittura? Alla scrittura. È il mio ultimo, ma anche primo libro, tra l'altro. Tutte e due le cose. Sì. L'idea è nata in realtà da Mondadori, che mi ha detto, ma fai un libro. E io ho detto, ma non so se c'è. Ce la faccio, facevo altre cose prima, vediamo. Ho iniziato a fare delle prove, cosa parlerò, di cosa posso parlare, parlo della mia vita perché la conosco. Alla fine ho scoperto che scrivendo questo, facendo le prove, riuscivo a trovare un po' un tono, uno stile mio, abbastanza peculiare, che poteva essere quello del video, diciamo, trasposto su carta. E facendo mi sono divertito, mi sono sentito un po' libero anche alla fine, quindi ho detto va bene, dai, facciamolo. E quindi dopo, nel giro di 6 mesi, sono riuscito a sfornare più o meno questo libro e niente, adesso sono scrittore. Sì, c'è una catarsi, però con te stesso, cioè prendi la tangente e vai in un mondo fantastico e poi torni e riscopri la tua vita, soprattutto se scrivi di te stesso. Quindi è stato anche terapeutico, perché a 40 anni mi sono detto, cacchio, ho fatto questo, cioè ho fatto un bilancio della mia vita, quindi è stato utile anche per quello. E per quanto riguarda, diciamo, i tuoi sketch comici, cioè ti ispiri alla realtà e al dramma anche della realtà? Che è l'arte della comicità. Io sì, prendo spunto un po' dalla realtà, un po' dai linguaggi televisivi e cinematografici, e cerco di creare un mischione tra la realtà e il mondo cioè sto a metà, secondo me, tra la realtà e il mondo dei media. So che stai già scrivendo, se puoi. Sto scrivendo da un anno e mezzo una sceneggiatura, con un po' a fatica, perché ci tengo molto e voglio che venga bene, quindi sto facendo molti tentativi, non sono mai soddisfatto, quindi si spera di girare in autunno, e la storia è una storia più realistica rispetto ai film, cioè no, non realistica, il tono è più realistico, la storia comunque ha un elemento fantastico. Avrà. E poi non posso dire altro.